andare a tagliare al nastro, però volevo solo dire una roba e intanto vi chiedo due grandi applausi. Uno è al sindaco Guzzo, perché comunque la sua determinazione ci ha permesso oggi di venire qua a inaugurare, che non basta mettere gli scheri, e quindi a tutta l'amministrazione. E l'altro ovviamente a quelli, vi ricordate la pubblicità della Fiat, della Panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, gli alpini, stessa roba. E un ringraziamento agli alpini, perché poi noi veniamo qua, facciamo l'inaugurazione, però alla fine gli alpini sono qua, presidiano e tengono in ordine. E ovviamente a tutti coloro che hanno messo del proprio, l'ha ricordato anche il sindaco Guzzo, la famiglia Mescola, Lisetto, Brunetta, tutta la via, insomma tutti. Due robe solo. Prima, questo è un percorso che si inserisce in un percorso storico. Va una, per chi non lo sapesse, una chiesetta del 1200, giusto Giorgio? Con un affresco importante. Qui una volta, i vecchi se lo ricordano, c'è una sagra, il giorno di San Bartolomeo. Porteremo anche le bancarelle, giusto? Prossimi anni le porteremo, fidate. Pian piano, una roba piccola. E questo è uno dei tanti percorsi censiti nella zona del patrimonio dell'umanità. Vi ricordo che noi siamo patrimonio dell'umanità del Prosecco. Siamo un sito assieme alle piramidi dell'Egitto, alle cascate del Niagara, al Grand Canyon, c'è anche il patrimonio dell'umanità del Prosecco. C'è tutta una serie di comuni attorno al patrimonio dell'umanità che a Parigi sono stati censiti. Uno è questo, e quindi questo è un percorso che non finisce qua ma continua, e coinvolgendo parte, va su Pianzano, fa tutto un giro, insomma, e dopo magari diffonderemo anche le cartine. Ultima roba che vi voglio dire, voglio ringraziare l'impresa che ha lavorato, tutti quelli che hanno fatto i lavori, quindi grazie di cuore, un applauso all'impresa, se lo merita. L'impresa De Nardi, anche per aver convissuto con le nutrie per mesi. Qua per i bambini dico che c'è la nutria bianca, quindi vince un premio chi riesce a vederla. C'è sul serio una nutria bianca, è tutta bianca. È una particolarità di questo percorso. Ultima roba, lasciatemelo fare, non vi ho portato i cartelli oggi, però Covid, noi abbiamo 11.666 morti, non è un'influenza. Oggi i dati ci dicono che le vaccinazioni stanno funzionando, i 55 decessi avuti dal 1 maggio ad oggi sono tutti di persone non vaccinate. Il 92% delle persone dei 52 che in terapia intensiva sono non vaccinati e quasi il 70% dei ricoverati in corsia sono non vaccinati. La vaccinazione è volontaria, quindi ognuno fa quello che vuole della sua vita. Però io ho l'obbligo di dirvi che i centri vaccinali sono aperti, 4.000 persone ogni giorno si prenotano. Se qualcuno ancora non l'avesse fatto e volesse farlo, approfittatene adesso, perché per avere gli anticorpi ci vogliono un paio di mesi, poi non è che uno fa la puntura e tutto a posto. Non è escluso che si arrivi alla terza dose, perché Israele ha iniziato, a Tel Aviv hanno iniziato, e dalla riduzione del 4 volte la riduzione dei sintomi gravi e 10 volte la riduzione dell'ospedalizzazione. Questa è la via di uscita. Solo che una volta diceva bisogna vaccinarsi, tutti andavano a vaccinarsi. Oggi in questo mondo dicono bisogna vaccinarsi, tutti di già sua. Però non andiamo da nessuna parte dello sto sistema. È giusto rispettare le idee di tutti, ci mancherebbe, anche di chi non vuole vaccinarsi, però la tua libertà finisce dove inizia la mia. E io ho l'obbligo, nonostante le minacce che mi fanno quotidianamente, di dirvi che 68 centri vaccinali sono aperti in tutta la regione. Quindi i ragazzi dai 12 ai 25 anni e i signori dai 60 anni in su possono andare senza neanche prenotarsi, vanno lì, va alla Godega adesso e va adesso a fare il vaccino. I vaccini che facciamo in questo periodo e per il futuro sono Pfizer e Moderna, non riceviamo più AstraZeneca perché tanti ce lo chiedono che fine ha fatto AstraZeneca, perché adesso abbiamo abbondanza degli altri vaccini. Devo dirle ste robe, so che non c'entra niente con l'inaugurazione, però è giusto che il Presidente della Regione queste cose le dica. Oh.